Un programma promosso dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Sardegna in collaborazione con l'AORE, Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. Buongiorno, bentornati ad Agricoltura e dintorni, il nostro viaggio tra le eccellenze dell'agroalimentare sardo, tra i prodotti a marchio di qualità, ci porta oggi nel Sulcis, un Sulcis famoso per la straordinaria tradizione mineraria, per le lotte operaie, per le industrie, per la crisi anche delle sue industrie. Eppure questa terra dà dei prodotti straordinari per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda le produzioni agroalimentari. E proprio a questi prodotti è dedicato il nostro viaggio, dunque partiamo a scoprire i prodotti dell'agroalimentare del Sulcis, i prodotti a marchio di qualità di questa provincia sud-occidentale della Sardegna. Prima tappa del nostro viaggio a Sant'Adi, primo argomento il vino. Stiamo per parlare di un vino straordinario, un vino che qualcuno ha definito tra i più eleganti di Italia. Parliamo del Carignano, del Sulcis, che archivia un 2011 da incorniciare. Dunque siamo a Sant'Adi, prima tappa del nostro viaggio per parlare di Carignano, con Antonello Pilloni, che è il presidente del consorzio di tutela di questo vino. Come lo presenterebbe lei il vostro vino? Io sono andato a risentirmi un po' di servizi realizzati dai colleghi, soprattutto al Vinitaly, con interviste anche a cittadini della penisola, a cittadini stranieri. Mi ha colpito molto un aggettivo, un vino elegante, le piace? Ma è un vino elegante, a volte è un vino anche complesso, è un vino che va capito. Va capita l'uva, va selezionata l'uva nei vitigni. È una lavorazione giusta che deve essere fatta nell'amostamento e poi nel vino, ma questo non è solo una cosa che riguarda il Carignano, riguarda un po' il vino in generale. Lei qui rappresenta anche il consorzio di tutela del Carignano. Perché è importante il ruolo di questo consorzio? Perché è importante lavorare per tutelare questo straordinario prodotto di questa terra? E soprattutto perché è necessario difendersi da, aperte virgolette, tentativi di imitazione? Ma c'è sempre nelle cose il tentativo di imitare, di appropriarsi di cose che non hanno titolo. Tuttavia noi difendiamo il nostro prodotto, lo abbiamo già difeso come consorzio nel momento in cui si è verificato che volevano imbottigliarlo fuori dalla zona di produzione. Ma già prima era avvenuto, lo avevamo e l'ho difeso quando non si poteva per legge dire che veniva necessariamente imbottigliato solo ed unicamente nella nostra zona, e io inclusi a suo tempo la parola che andava comunque affinato nella nostra zona. Nell'ultimo disciplinare è previsto che venga anche imbottigliato nella nostra zona, quindi credo che tutti i tentativi prima di tutto vengono sconfitti dalla natura.
perché il Carignano, fuori da questa zona molto limitata, matura in modo diverso. Ecco, perché? Che caratteristiche ha questa zona? Si è parlato di terra, di venti, di monti. Certo. Sono le condizioni pedoclimatiche, il clima, la varietà dei tempi di maturazione, la vicinanza col mare. Ecco, ci sono tutta una serie di caratteristiche che abbiamo studiato, ma che meriterebbero di essere ulteriormente studiate, che fanno di questa uva Carignano un prodotto molto singolare. Altra tappa, altro prodotto, un prodotto che un famoso libro definisce dal gusto dolce nonostante la spinosità del suo aspetto. Dunque, lo avrete capito, stiamo per parlare di carciofo spinoso, stiamo per spostarci a Masainas per discutere di questo ortaggio con i rappresentanti di due cooperative. Dunque, carciofo spinoso DOP. Graziano Porcine della Sulcis Agricola, ci può dare qualche dato su che cosa significa questo comparto in questa zona, quanti addetti impiega e altri numeri anche sulla produzione? Dunque, per questa zona il comparto, diciamo, ortofrutticolo, il comparto carciofico significa tantissimo, significa quasi tutto. Adesso siamo in una, diciamo, in una fase discendente nelle coltivazioni, però fino a una decina d'anni fa, anche diciamo quasi 5 anni fa, c'erano oltre 1000 ettari di terreni coltivati a carciofetto. Attualmente penso che nel territorio ci siano 600-700 ettari soltanto. Perché questa regione, questa zona è particolarmente indicata per la coltivazione di carciofi? Che caratteristiche ha? Abbiamo questo punto in favore che molte volte, non sempre, durante il periodo invernale più rigido noi riusciamo ad essere in produzione e ad essere presenti con un prodotto di qualità nei mercati generali che frequentiamo. L'importanza e i vantaggi per voi di essere carciofo DOP? L'importanza è notevole. Vantaggi, l'unico vantaggio tangibile potrebbe essere quello di non poter far scrivere agli altri, nelle altre regioni, la dicitura carciofo spinoso sardo. La nostra cooperativa era composta prima da circa 150 soci, adesso siamo ridotti a 50 soci effettivi. La nostra cooperativa è nata negli anni 80, primi anni 80, quindi a 30 anni. In questa zona il carciofo, essendo una zona, anche se c'è la nostra cooperativa, è una zona che magari, però il prodotto è ottimo, forse è una delle zone, il Sulcis migliore della Sardegna. Che caratteristiche ha questo carciofo? Come caratteristiche il carciofo sardo ha un vantaggio nei confronti dei carciofi delle altre regioni, perché è molto più tenero e ha un gusto superiore. Ma la tenerezza è comunque quello che più incide sulla qualità. Ancora un deciso cambio di atmosfera, di scenario, di prodotto. Il mare fino adesso lo abbiamo soltanto lambito, soltanto sfiorato. Ora ci andiamo dentro, andiamo a Calasetta per parlare di un comparto che, secondo quanto ha detto lo stesso assessore regionale all'agricoltura Oscar Kerchi, la Sardegna non ha ancora sfruttato appieno. Parliamo infatti di acquacoltura, della cosiddetta Blue Economy. In Sardegna, lo dicono i numeri, vede la luce il 20% della produzione nazionale. In un settore che vanta una lunga tradizione, conta su solide realtà imprenditoriali nell'area che si estende tra Sant'Antioco e Calasetta. Noi esistiamo dal 1966,
ci occupiamo di pesca e acquacoltura. Noi è di turismo e commercializzazione del prodotto pescato dai pescatori. Da 5 mesi abbiamo iniziato questa nuova attività con una società locale, la Iticon. Praticamente produciamo cozze, vongole e ostriche. Stiamo facendo sperimentazioni per quanto riguarda la cozza pelosa. Il nostro è un prodotto biologico, noi puntiamo molto al biologico. Il nostro prodotto è super controllato, sia da noi che da parte delle autorità competenti, in questo caso la ASL. Come sta rispondendo il mercato di questo settore e dunque quali sono le aspettative vostre anche per l'immediato futuro? Il mercato sta rispondendo abbastanza bene, non pensavamo di avere un grosso successo su questo prodotto qua, e quindi abbiamo già ordinato, diciamo, una nuova linea da affiancare a questa che abbiamo, perché noi con questa linea qua riusciamo a fare 18 tonnellate al giorno di prodotto, ma non ci basta, è troppo poco e quindi dobbiamo allargarci e crescere. Lasciamo anche l'acquacoltura, lasciamo anche Calasetta, ci spostiamo a San Giovanni su Erge per inaugurare un altro segmento della nostra trasmissione, quello dedicato alle cosiddette fattorie didattiche. Stiamo per parlare di un progetto voluto dalla provincia a Carboni Iglesias e dall'agenzia Laore, il progetto Campu Maistu, dedicato appunto alle fattorie didattiche, cioè la scuola, gli studenti che entrano nelle fattorie per imparare le tecniche di produzione e soprattutto capire come si può mangiare sardo e mangiare meglio. Fare agricoltura non significa soltanto lavorare la terra e, come dire, raccogliere i prodotti, significa anche attivare, come si dice in questi casi, un circuito virtuoso che prevede numerose altre attività. Nicolino Diana, coordinatore dello Sportello Unico Territoriale del Sulcis. Vogliamo dire due cose su questa multifunzionalità, sul progetto Campu Maistu, sulle fattorie didattiche? Senz'altro. Intanto questa è una testimonianza di come si può fare il reddito oltre quello che diceva lei. E noi come Agenzia Laure ci stiamo attivando già da diversi anni sull'educazione alimentare. E il tutto si è tradotto con dei progetti che sono stati finanziati dalla provincia di Carboni Iglesias, dove abbiamo coinvolto gli istituti scolastici, diversi istituti scolastici, nonché le fattorie didattiche accreditate del territorio. Cosa avviene durante queste visite? Che cosa devono vedere i ragazzi? Che cosa devono illustrare gli addetti che lavorano nelle fattorie didattiche? Gli obiettivi principali sono quelli di riavvicinare il mondo scolastico alla realtà rurale del territorio, riscoprire i sapori, gli odori e i profumi dei nostri prodotti agricoli, che sono dal punto di vista alimentare sono genuini, la maggior parte sono prodotti che sono in biologico, anche se molti non certificati, però comunque prodotti in questo modo. E quello che vediamo oggi in questi tavoli sono gli alimenti che vengono serviti giornalmente dagli agriturismi. E il progetto si manifesta in questo modo: una volta la fattoria andrà a scuola, dove farà una lezione propedeutica alla visita poi che verrà in azienda. Questo è molto importante perché nelle aziende ci saranno dei veri e propri laboratori di tutti i tipi, del pane, del formaggio, dove gli stessi alunni saranno loro gli attori principali, nel senso che
saranno loro stessi a lavorare il pane, a fare il formaggio, produrre il miele, fare degli orti che faranno sia nelle scuole che poi rivedranno in fattoria, così in modo da riuscire, proprio perché si parte dall'età scolastica primaria, per cercare di, nel nostro piccolo, di far cambiare un po' le abitudini alimentari. E sulla base dell'esperienza che avete già maturato, potete dire che questo obiettivo si sta raggiungendo? La risposta degli studenti, dei giovani, qual è? Entusiasta? Noi siamo partiti già con un progetto l'anno scorso che è partito in via sperimentale. Tengo a precisare che l'agenzia Lahore ha chiesto alla provincia di questo territorio, di Carbone Iglesias, che hanno sposato in pieno questo progetto. Il risultato è stato più che eccellente. Campo Maistum non è soltanto il nome del progetto voluto dall'Agenzia Lahore e dalla provincia, è anche il nome dell'Associazione delle Fattorie Didattiche nate in questo territorio. E un punto qualificante del progetto che porta avanti questa associazione è quello che si realizza nelle mense scolastiche, un progetto di sensibilizzazione su una corretta alimentazione che dunque deve partire dai ragazzi, dai più piccoli. Progetto, sempre nel progetto Campo Maistum c'è quest'altra azione che sempre prendendo come riferimento la provincia, sempre su proposta dell'Agenzia Lahore, stiamo portando avanti questo progetto della mensa, delle mense scolastiche. In che cosa consiste? Noi stiamo andando, proprio ieri abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci dei comuni della provincia, dove abbiamo illustrato il nostro progetto, appunto, che consiste nel proporre un nostro capitolato con il coinvolgimento della ASL, che sono gli attori principali. Non si può fare questo se non ci sono le ASL coinvolte, dove andremo a proporre un capitolato d'appalto ai comuni, dove prevediamo una certa percentuale di prodotti biologici, un'altra percentuale di prodotti DOP e GP, che nonché tradizionali, ma soprattutto a chilometri zero. Con questa azione noi, anche se in piccola parte, noi cerchiamo di rilanciare anche l'agricoltura, costringendo i gestori delle mense a acquistare i prodotti locali. A presiedere l'associazione Campo Maistum delle Fattorie Didattiche è Francesca Minaudo ed è a lei che ci affidiamo per l'illustrazione del paniere dedicato ai prodotti del Sulcis. Dunque, questi prodotti vengono tutti da queste fattorie, dalle aziende agricole di questo territorio. Dall'associazione. Ne vogliamo illustrare caratteristiche e qualità? Noi abbiamo preparato dei tavoli dove troverete i prodotti tipici della zona e gli utensili che venivano utilizzati poi per produrre queste cose. Partiamo un po' dai carciofi, quindi dal classico carciofo spinoso tipico del Basso Sulcis, quindi i carciofini sott'olio, i funghi di carne, il cardoncello, quindi i funghi di carne sott'olio, il patè di funghi di carne. Qua abbiamo dei liquori sempre prodotti nelle aziende delle fattorie didattiche della nostra associazione, le cevadas fatte con il pecorino, delle pardule col formaggio di capra, quindi con un formaggio caprino, dei ravioli fritti di ricotta, i malloreddus, i pillus, e poi qua c'è un pane tipico, sì, tutte semole di grano prodotte nella zona, e questi sono praticamente dei pani tipici di Teulada, che è Sadunda, e poi c'è su Cocoi Pintau, e questo è un pane tipico che si offriva per Pasqua. Qua ci sono sempre delle uova, ovviamente, che è un prodotto fondamentale, e questo praticamente invece è il lievito madre, quello che viene utilizzato per produrre i pani lievitati. Questo è su Givraju, sì, su Givraju, il mustazzeddu, cioè del pane col pomodoro fresco, qua dei ravioli, sempre delle seadas crude. Questi ravioli ripieni di? Ripieni di ricotta. Di ricotta di pecora. Poi qua abbiamo sempre degli altri prodotti di una nostra dell'azienda agricola che fa parte dell'associazione, quindi del miele, dell'olio, e poi tutto quello che vedete fa parte del. Qua in questo tavolo sì, abbiamo praticamente le erbe aromatiche, e qua abbiamo delle frittate, abbiamo delle verdure tipiche di questo periodo, delle lattughe, del pane con la gerda.
Che ricordiamo esattamente che cos'è? Praticamente è quello che si ottiene mentre si produce lo strutto, la parte del grasso che si solidifica, diciamo che è la gerda. Il casagedu, che è la tipica colazione dei pastori, dei prosciutti, delle salsicce, torniamo sempre della pasta dei malloreddus, delle crostate prodotte con marmellate sempre delle nostre aziende agricole, gli amaretti, e poi qua arriviamo da signora Silvana che sta preparando la fregola. E poi qua continuiamo, diciamo, col paniere di prodotti, dei cavoli, i finocchi tipici di questo periodo, e poi sino ad arrivare al grano e a cosa si ottiene dalla macinazione del grano. Ed eccoci all'ultima pagina della nostra trasmissione, come di consueto dedicata alla ricetta del cuore. Noi qua vi abbiamo fatto dell'agnello IGP prodotto con dei carciofi biologici della zona. Una semplice cottura, poi la fregola molto saporita. E che tipo di preparazione richiede la fregola? Va lavorata la semola, va lavorata con dell'uovo, dello zafferano e dell'acqua, e si creano poi queste palline di semola. E qui finisce il nostro viaggio tra le eccellenze, tra i prodotti a marchio di qualità del Sulcis Iglesiente. Abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di ortaggi, abbiamo parlato di iticoltura, e poi attraverso il paniere abbiamo fatto la conoscenza con tanti altri prodotti di qualità di questo territorio. Un paniere che conferma, che dimostra come, nonostante la crisi che sta attraversando questa zona della Sardegna, questa stessa zona sia ancora in grado di offrire eccellenze, di offrire qualità nel campo agricolo e dell'agroalimentare. Qui dunque finisce la nostra puntata dedicata al Sulcis. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime puntate di Agricoltura e Dintorni. La prossima settimana saremo in Medio Campidano. Ancora grazie e arrivederci. Un programma promosso dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Sardegna in collaborazione con l'AORE, Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura.